Wanyu, ieri è uscita la carta di Walker Portiere e quindi mi sono chiesto, ma questo Walker Portiere sarà il portiere più forte del gioco? E poi ho pensato, ma se è il portiere più forte del gioco, può essere il giocatore più forte del gioco del mondo, della storia in generale? Quindi cosa faremo? Lo andremo a provare prima come portiere, poi come difensore centrale, poi come centrocampista e poi come attaccante e vediamo come rende in tutti i ruoli. Prima di iniziare, scrivetemi nei commenti se lo avete provato e se per voi questo qua è un giocatore fortissimo, in generale solo un portiere fortissimo. Mi raccomando, iscrivetevi perché tra un po' inizieranno ad uscire i contenuti di Sport FC24 domani il primo. Mi raccomando, non perdervi niente, restare sempre aggiornati. Iniziamo con il video. Allora ragazzi, andiamo a comprare Walker. Kyle Walker, 157 bomboloni. Welcome to the club, Kyle. Benvenuto a casa. Boom, sbattiamocelo in squadra. Sbadabom bom bom. Eccolo qua. Oh, vediamo, belle stats. A noi interesserà vedere come si comporterà tutte le parti del campo, quindi sono veramente curioso. Direi di completare la squadra e iniziare. Ok signori, questa è la squadra che abbiamo tirato fuori, per avere diciamo il massimo dell'intesa, tanto oramai nei video forse una delle poche volte in cui l'intesa è la mia squadra. Sono veramente curioso di provare questo Kyle Walker. Vediamo un pochino come si comporta in questa prima partita in porta. Vamos. Ok signori, primo game. Mi sto per prendere già il kickoff che stavo avviando la registrazione. Bene, mi sono preso il kickoff che stavo avviando la registrazione. Non penso qui ci potesse far niente nessun portiere onestamente. Però il fatto che ci attacchino così è bueno. Bravo Kyle. Prima parata easy per il nostro Kyle Walker. Vai George. Eh no. Oh, rigore. Lo facciamo tirare a Kyle ovviamente il rigore. Ovviamente lo tirerà Kyle Walker il rigore. Per forza. 67. Ma noi non ti temiamo. Mamma mia Kyle Walker, con tutta la freddezza del mondo. Kvicha. Madonna che tiro di Kvicha. Grande Walker. Parata difficilissima. Wanyu, parata difficilissima questa di Walker, GG. Triplo G di un fucking G. Veramente bravo. Veramente bravo Kyle. Ah, Kvaratskhelia. Ma oh, che gol ha fatto. Che gol ha fatto Kvicha. Vabbè raga, ma questo qua è un mostro. No vabbè ragazzi, ma questo qua è rotto. Ma questo giocatore è rotto proprio. Ma è rottissimo. Pocio. Madonna. Wanyu, era gol questo. Si è rispostato lui, eh. Dice no. Wanyu è fortissimo. Porta con la parata che ha fatto anche di, che ha fatto una parita prima, raga. È fortissimo in porta. Fortissimo. Attenzione Rijkaard. Strega anche la porta, Wanyu. Strega anche la porta. Si gode. La strega. Wanyu, strega la porta. Ve l'ho detto, prendetelo, strega la porta. Cruyff, attenzione, ci prova. Vabbè, qua non può fare niente, non è che... La strega, ragazzi, ve l'ho detto. Ve l'ho detto, non entrerà mai la palla. Non la farà mai entrare. È fortissimo. È fortissimo in porta. È troppo forte. Ma quello era gol 100-100. E mica dite che lo conosco questo, che si è messo d'accordo per non farmi fare gol. Cioè per non farmi gol, scusate. Cioè che ha tenuto quello, quell'altro e quell'altro ancora. Mamma. Anche lui ragazzi, voto come portiere per quanto mi riguarda 10. Dentro con gli altri ruoli. Vamos. Ok, adesso si prende questo Walker e si fa così. Via Ruben, Walker in porta. Andiamo a testarlo in difesa. No Walker, che cacchio fai? Allora, il problema già che vedo di questo Walker è il posizionamento. E Kyle, vai. Walker, che imposta da dietro. Mamma mia, Walker i piedi, vai. Lo recuperi? Lo recuperi? Lo recuperi? Lo recuperi? No, ok ragazzi, non lo recupera. Mi sa che ha una bocciatura come difensore. Oh, allora, Walker contro Osimhen. Contro un TT. Sì, Walker, grande intervento. Ne sa. No, bugia, ne sa. Bugia. Fa cacare perché essendo portiere non hanno dato importanza alla velocità, quindi. Vedete? È un trimone. È un trimone. È scordinato a difendere. Sì, vabbè, portiere vai. Come si fa a fare un colpo di testa così forte all'indietro?
Mamma mia, Kyle mette il piedone. Comunque L2R2 è stra insicuro. È stra insicuro L2R2. No, ragazzi, come difensore è strabocciato. Però palla al piede. Piotti? Piotti? Walker? Walker tutto solo, non c'è più centrocampo, non c'è più difesa, c'è solo Walker. Madonna, caviccia. Vede Pietro. Lo vede Pietro. Vabbè, raga, che gol sto facendo? E ci credo che quitta. Dentro con Walker centrocampista. Vamos. Lo si mette qui questo Kyle Walker. Una mezzala che farà un po' di tutto. Io ce la mani buona, perché i piedi di questo ragazzo sono qualcosa di abominevole. Guardate Walker come si inserisce. Vabbè, nel frattempo qua facciamo un po' di football. Nel frattempo, calma. Mettiamo le cose in chiaro, così abbiamo la tranquillità. No, devo fare quella cosa. Palla per Walker, che smista un pallone con una dolcezza in mano. Bravo Walker, grande recupero di palla di Walker. Kyle Walker, bravo. Recupera la palla, dribbla, uno. E poi il due non ci riesce, ma recupera la palla Milinkovic Savic. Vai Walker, Kyle. Oh, è più forte dell'universo noto all'uomo. C'è un controllo palla degno di un cinghiale. Madonna, no. Che piedi vomitevoli. Dobbiamo vincere, dobbiamo far gol. E questo gol lo deve fare Walker. Vai Kyle. Walker. No. No, raga, non ci credo. Sei un bamba. A fuoco. Oh, però ne sa, a livello di dribbling ne sa. Il problema è la stamina, secondo me, ma ne sa. Secondo me quando lo metterò punta la prossima partita non farà così schifo. Comunque per ora voto a centrocampo. Oh, 6, non glielo toglie nessuno, come si comporta a centrocampo. Si inserisce bene, mi crea grandi occasioni. 6 più, non glielo toglie nessuno, pieno. Un po' di laboratorio, come direbbe qualcuno. Pam! Oh, ma sfannato. Dov'è Kyle? Bravo Kyle, fatti vedere. Sei l'unico faro nella notte. Kyle. Oh, Kyle, lo dovevi fermare. Kyle, maledetto. Allora, il problema è che quando inizia a scendere la stamina e quindi gli si pompa meno ossigeno al cervello, diventa al pari di un manichino. Diventa al pari delle mie mutande usate. Oh, questo è il gol di Kyle. Ci sto provando in tutti i modi, ragazzi, è impossibile fargli far gol. Voto come centrocampista 6, ragazzi, sì, io lo confermo, perché comunque ce la fa, si inserisce, c'ha la testa giusta, prima che i piedi non lo accompagnano molto, però crea rispetto alla difesa, madonna santa. Proviamolo come attaccante. Walker, punta, lo si sposta adesso. Kyle! Però questo gol è suo se lo facciamo, no. No, ma sono in due, dai, che palle! Vinciamo con Walker punta contro due. Vuol dire che questo Walker è il più forte giocatore del gioco. Dove stai, io? Ok, questo è gol, ma dov'è Walker? Io l'ho messo punta. Che sta a centrocampo? No, grande inserimento di Kyle questo. Io l'ho detto che come punta ne sapeva. Kyle! Del compagno di squadra! No, non ho mai visto una finalizzazione così di merda. Era porta vuota, ho fatto un timed verde di Cristo. No, la dovevo dare a Walker. Non quittate, l'ha sborrata. Kyle. Walker. Controllo palla senza skill, fa un po' cagare. Però con le skill e con la velocità che ha è stra clean. Perché a quanto pare in attacco, muovendosi di meno, stancandosi di meno, corre di più e c'è un bel passo. Voto come attaccante, per quanto mi riguarda, 7. Non glielo toglie nessuno assolutamente. Per quanto mi riguarda, questo Kyle Walker in porta è fortissimo. È veramente fortissimo in porta. Difesa, no, l'avete visto. Centrocampo, attacco top, secondo me. Attacco fa veramente divertire. E ovviamente non è top. Una finalizzazione vomitevole che fa scacazzare. Non c'è neanche qua il coso della finalizzazione. Però per quanto mi riguarda, alla fine, voto finale seriamente di questo Walker, per quanto mi riguarda, è un 8. Una bellissima carta, costa poco, ottimo portiere, divertente. Quindi strapromossa. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commentino e iscrivetevi. Mi raccomando, è importante far crescere il canale. Noi ci vediamo domani con le news di EA Sport FC24. Ciao ragazzi.